entrai al Piccolo a 18 anni, stavo girando il Marco Visconti in Rai qui a Milano, Corso Sempione, e Battistoni, che era l'aiuto regista di Giorgio, era stato cameraman, ancora frequentava la Rai, sicché veniva e propose a Giorgio di farmi il provino. Allora mi ricordo che feci questo provino e mi fece fare tutti e tre i ruoli delle ragazze del Campiello, Gnese che poi ho fatto, Lucietta e Gasperina. E mi ricordo che alla fine mi prese per tutte e tre e poi mi dissero: quando abbiamo trovato a seconda le altre due di quelle che troviamo, ti diciamo quale parte fai, però tu sei scritturata. E nacque questo rapporto, questo quasi padre-figlia. Io devo tutto a Giorgio nel teatro, i ferri del mestiere che ho in mano li devo a lui. E questa è una foto, ormai sono un pezzo da museo. E questa era una delle scene. Agnese era una timida, una ragazza povera, molto riservata, e c'era questa scena. Mi ricordo in questa neve di coriandoli di carta, dove il ragazzino Bruno Zanin viene a corteggiarmi e lei è una timidona. Allora dissi: io azzardo, provo, magari mi caccia via. E feci questa cosa di infilare la testa dentro la neve. Si vede al culetto sopra, era un po' più piccolo di oggi, e il culetto bianco con questi vestiti qui. Questi, si vedeva questo culetto bianco e tutta la testa infilata tipo struzzo dentro la neve e lui, oh cazzo, andò a chiamare la gente dagli uffici, ti dava una soddisfazione quando tu prendevi tutte le suggestioni che lui ti dava sui personaggi, sull'autore, le luci, i costumi, le atmosfere, queste scenografie di Damiani, la musica sublime di Fiorenzo Carpi, così gioiosa, così giusta come epoca, malinconica ma gioiosa. Eccolo qua, Fiorenzo. E questa era la neve, questo quando facciamo il brindisi e qui c'era questa furlana alla fine per stare in allegria, che vo' la compagnia. Via tutti cante, co canto mi, cordei, violini, sonel, trombone, eccetera. E quindi questo era il Campiello. Abbiamo avuto un insegnante di Veneto antico perché io non sapevo neanche leggerlo, vedevo l'axe, invece Isè, Tighesè, cosa che i dise, cosa che i fa. Me lo ricordo bene, ma mi ricordo tanti pezzi del Campiello. In questi giorni mi sono divertita a recitare la scena fra le due vecchie, che erano la Didi Perrego che faceva la mia mamma, la Kate Panciana, che era la madre invece della Maddalena Cripa di Lucietta, e una senza denti, Anna Maestri era. La Kate Asessorda. E quindi c'è questa scena deliziosa che racconta uno spaccato di miseria, perché Goldoni, questo adorava Strehler, che Goldoni faceva queste denunce anche molto aspre alla società del tempo, infatti dovette fuggire da Venezia, è morto esule in Francia, però lo faceva con leggerezza, si rideva anche di questi personaggi, di queste tragedie umane. E infatti diceva sempre: ricordatevi, portate nel mondo il nostro patrimonio, sappiate raccontare cose gravi, ma con leggerezza, imparate da Goldoni. E questa scena è tipica, sono due quarantenni disfatte dalla miseria. Infatti a un certo punto, questa senza denti, senti qua, qua che non do, qua che non uno. Sentiste do raise, senti sto dente grosso e ste gengive durre, cofanoso. Quella ritira il dito e gli fa: ma ne ho ben. Coghe no. Così anche ma non se può mangiar bene ogni dì. Cioè quella gli chiede: mangi bene? E l'altra risponde: quando c'è no da mangiare. Vi rendete conto? Eppure è una scena dove si ride. Genio Goldoni, genio Giorgio, che sapeva tirar fuori di ogni riga,
il pensiero che c'era dietro. Grande scuola. Poi feci l'Arlecchino, subito dopo. Entrai nella parte di Clarice e anzi mi divertii perché Soleri doveva allenare due giovani per fare i sostituti di Arlecchino. E io mi infilavo in tournée, tanto che dovevo fare, e imparai anch'io a fare la parte, il fatto che le maschere, che non è che saltellano le maschere sono delle sintesi assolute di un, come può essere il cartone animato, di caratteristiche umane. Infatti Arlecchino, che è un servo birbone, furbo, che rubacchia, che scappa via, è un gatto e sta piegato semplicemente perché come i gatti sui bidoni, se tu vai per prenderlo, tapom, alla velocità scatta come un gatto, per questo sta sempre sul chi va là e ha la maschera fatta proprio col naso e gli occhi da gatto. Mentre il servo fedele, Brighella, ha la maschera da cane, no? Con gli occhi piccini, le guancione che pendono e tutto l'atteggiamento è da cane. Mentre Pantalone, che è un tirchio che deruba, è un avvoltoio, è una sorta di corvide, e ha la maschera appunto da uccello rapace, sta gobbo, eccole là, le maschere. Poi lì c'è anche la vetrina dove si vedono, eccole qua, qua si vedono le maschere e qui si vede bene, vedete la maschera da uccello rapace con queste cose qui, quella da gatto qui di Arlecchino e eccola qui, questa da Arlecchino che ha la forma del gatto. E questa è quella del cane di Brighella. Io cococò, io cococò, io cococò. Insomma, Soleri mi insegnò queste cose di Arlecchino. E poi facevo uno scherzo a Strehler. Gli fece vedere gli altri due giovani attori e poi disse: "Guarda, ne ho preparato un terzo". E allora io feci qualche scena da Arlecchino e mi disse: "Ah, bravissimo, certo, c'ha una vocetta così alta". E poi mi scoprì e si divertì molto a questo gioco che avevamo fatto. E Arlecchino ci ha permesso una libertà, una padronanza del palcoscenico straordinaria, perché il gioco dell'Arlecchino, la grande invenzione di Strehler, è che una compagnia dell'epoca mette in scena Arlecchino. Per cui se anche tu sbagli, non sei tu che sbagli, ma l'attrice dell'epoca, basta rabberciarla. Infatti tanti lazzi dell'Arlecchino erano successi veramente e sono rimasti dentro l'attore che non si ricorda la parte, no? E il suggeritore che gliela dà e che lui gli fa come, come, e gliela ridà, come, e gliela ridà e quando la capisce la so. Questa è una cosa tipica degli attori, ma è insomma, tante cose, la stecca durante il duetto, partiti, involati dagli occhi miei, dal mio cospetto. Quando lei ha detto, oh, e Pantalone fa, domani ti taglio la paga, no? Da fuori delle. Quindi con questo gioco ci ha permesso veramente una libertà in scena, che è rimasta come insegnamento per tante cose. Cito sempre l'esempio che a Parigi andò via l'Odeon, la corrente, si accesero le lucette nei palchi e noi però a Marisa venne in mente che avevamo le candele nel proscenio, prendemmo tutte le candele, ne prese una, la mettevamo sotto chi parlava tipo per illuminare il primo piano, ne mettemmo più ancora in proscenio e continuammo lo spettacolo anche senza le luci. Quando si riaccesero le luci, che il pubblico capì che non era voluto, che era stata un'improvvisazione, che avevamo mandato avanti lo spettacolo, ci fu, esplose l'Odeon dagli applausi. Solo che poi successe che era caduto un sacco di cera sul palco. Tra l'altro, il palcoscenico dell'Odeon ha un'inclinazione particolarmente forte. Infatti, nelle baruffe mi slogai una caviglia, una prova generale.
perché c'era l'inclinazione della nostra pedana più quella del palcoscenico, per cui, siccome noi avevamo le ciabatte, il calcagno mi andò di fuori, ballando nel finale, mi andò di fuori dalla ciabatta perché c'era un'inclinazione forte. Insomma, su questa inclinazione era pieno di cera perché avevamo usato le candele, per cui uscendo, oh, infame, va via, presi un coso di cera, un moccolo lì, shum, andai per aria, atterrai sulla schiena e lì fu subito risolta perché tutti, oh poveretta, mi misero sulla sedia, mi facevano vento e quelli in scena, per favore, un po' più quieti e continuarono a recitare. Sembrava voluto, infatti dicevano, che atleti questi attori italiani, invece io ero tutta stroncata, per miracolo non mi sono rotta due costole. Però per dire, poteva succedere qualunque cosa con l'arlecchino. E poi la bellezza, ma i miei figli sono cresciuti con le canzoni dell'Arlecchino e noi attori, siccome è 60 anni, 70 anni che si fa Arlecchino, è come un treno dal quale quasi tutti di noi siamo saliti e poi siamo scesi a seconda degli anni, l'abbiamo fatto per 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni a seconda. E quindi anche se non abbiamo mai recitato insieme, se ci mettete possiamo fare le stesse scene, sappiamo queste canzoni meravigliose a memoria. Come si chiama? C'era il banchetto che lavorava, non me pensava d'era presunto, se venivo i sbirri de sbirraria, menarmeria senza rason. Cosa gui fatto, mi non so niente, so che dormiva sopra un bancone, so che la luce mi non vedeva, così sono morto senza ragione. E questo era l'Arlecchino. E poi le baruffe, con questa meravigliosa scenografia. Ecco, questa è la scena dove mi sono slogata, la caviglia era quella a sinistra, frutum, in proscenio, pigiando sulla ciabatta, è volata fuori. Però andai in scena, c'era in sala un massaggiatore ostoterapeuta mezzo cinese che curava Giorgio. E mi fece con degli agopuntura, spilloni, cose con la cera. Di giorno non poggiavo neanche il piede a terra, dovevo stare a letto la sera, non so cosa mi facesse. Facevo tutte le acrobazie, compreso quella di inciampare sulla schiena della collega di Susanna Marcomeni, boom, e afferrare oltre il suo corpo. Facevo tutto, non si sa, un miracolo. Ecco qua, delle baruffe invece io ho fatto la seconda edizione. Nella prima c'erano ovviamente altri attori e la Carla Gravina, io ho preso il posto della Carla Gravina, eccomi qua, e la Didi Perego che di nuovo faceva la mia mamma, e faceva il ruolo della Lina Volonghi e c'era queste liti. Questa era Lucietta, questa si chiama Fiera, e anche questa fu un'avventura incredibile. Anzi, racconto una cosa perché è stata una delle lezioni più dure che abbia avuto nella mia carriera, perché io era un periodo che insomma avevo molto lavoro, ero richiestissima. Allora mi chiama il piccolo per fare le baruffe, io dico sì, però. Io voglio provare con Giorgio, non voglio fare quello che avevano fatto quelli di prima perché io preferisco sbagliare 10 volte, farmi riprendere, ma fare qualcosa che assomigli a me, non che abbia fatto un'attrice prima, lei andava qui, lei si sedeva, lei faceva, voglio fare un personaggio mio. Sì, ma stai tranquilla. Insomma, invece no, ci mettono 2 settimane a provare con gli aiuto registi a rifare esattamente tutti i movimenti che avevano fatto quelle dell'edizione precedente, di 30 anni prima. Sicché, insomma, dico, vabbè, allora un giorno dissi, adesso me ne vado. Arriva
Ricevo un telegramma dalla Vinci, accettiamo le sue inderogabili dimissioni. Io mi ero resa libera, cioè avevo firmato un contratto per 8 mesi di lavoro e avevo già spostato i figli a Milano, alla scuola tedesca di Milano, e cioè era un disastro, già pagato il residence per mesi. E ci è voluto vari giorni, ho dovuto veramente togliere la corona dalla testa, mi sono messa sugli scalini perché avevo ragione, loro avrebbero dovuto dirmi la verità, però ho, diciamo, sbagliato il modo e siccome lui comunque era il maestro, allora mi misi sugli scalini del teatro lirico ogni giorno per vari giorni e non mi facevano entrare alle prove, fin tanto che Damiani fece, insomma, da l'intercessione e alla fine lui cedette. E mi riammise alle prove, dicendo sì, però adesso, ah, no, anche tutti gli attori, la Didi Perego, tutti gli attori fecero riunione e dissero no, devi far rientrare la Pamela. E allora mi fecero rientrare, dice sì, però adesso non rompi più le scatole, dissi ok, capito. E quando lui venne e mi vide, disse una cosa forse non gentile rispetto agli altri perché disse ai suoi aiuti perché disse capite questa è la figlia mia una cavalla di razza e i cavalli di razza vogliono il fantino giusto lei non si fa condurre da chiunque che non era proprio gentile nei confronti degli altri però insomma poi alla fine aveva apprezzato anche questo carattere e mi rimproverava spesso che io andavo a lavorare anche con altri registi oltre lui, che non era la stessa cosa che lavorare con lui. Prendevo, come dire, mi assumevo, come dire, la libertà di avere un mercato anche al di fuori del piccolo come attrice, la pagavo cara perché poi mi prendevano in giro perché io ero precisa, perché ero sensibile alle luci, perché ero. Volevo capire perché mi dicevano di fare certe cose, invece erano tutti, diciamo, molto meno attenti di quanto come Giorgio non c'è nessuno, cioè il rapporto è 10 a 100, cioè sulle messe in scena, dalla perfezione che lui aveva in ogni particolare. E quindi lui mi diceva questa traditrice, però poi apprezzava il fatto che insomma io avessi carattere. E pensate che questo mi ha salvato la vita perché noi tutti siamo fuori dal piccolo da 20 anni, ci siamo rivisti la prima volta dopo 20 anni alla Scala e poi era poesia pura, tutta poesia pura. Perfino i suoni. Nella Minna von Barnel c'era un soldato che vuole aiutare il suo maggiore e c'ha un sacchetto, vende tutto quello che ha, che per lui è la vita, un casale di campagna, però è per il maggiore che è von Telheim, cioè che è ricchissimo, nobile tedesco, era niente. Allora si doveva capire che per il soldato queste monete era tutto, era il futuro, era la vita e che per il maggiore era niente. Allora doveva vuotare il sacchetto e diceva, naturalmente dipende da voi attori, quello prima di svuotare e svuotava. Fantoni doveva, come dire, ricevere, commuoversi e far capire, vabbè, che per lui era niente, ma capiva il gesto dell'altro. Cioè, poi conta il rumore, aveva fatto mettere dei mattoni a terra, non il legno, e vuotare questo sacchetto. E allora prima avevano fatto i tecnici una lega di monete che poc, tac, tuc, no, dice noi non sappiamo cosa sono 800 talleri di Maria Teresa, può essere un valore qualunque. Allora dobbiamo dargli il valore che è molto poco, ma molto tanto per la sua vita. Quindi prima la lega era una lega pesante, le monete facevano toc toc, e no, dice questo, con questo ci si comprano 20 palazzi a Berlino. No? Allora hanno fatto un'altra lega e queste monete facevano. E
E vabbè, ma così ti ci paghi un caffè, cioè è troppo poco. Alla fine trovarono una lega nei giorni di prove che faceva tic-toc, toc, tac, poc. E quello si commuoveva, l'altro aveva fatto così, e tu capivi 800 talleri di Maria Teresa, capivi in un secondo il pubblico che era la vita per uno e niente per l'altro. Ma questo è che il pubblico non doveva, come dire, oddio quant'è. No, lui lo faceva capire col suo studio e con la realizzazione di quello che lui capiva, delle intuizioni, e metteva noi attori, come dicevo ieri, ci faceva sentire dei re, perché eravamo sovrani del nostro personaggio, perché sapevamo quasi tutto di questo personaggio. Tutto quello che c'era da sapere dell'autore, tutto quello che si poteva sapere, lo sapevamo ed eravamo supportati dalla luce giusta, dall'atmosfera giusta, dai costumi giusti, dalle scene giuste, per cui eravamo dei re. Ho cominciato a amare l'opera grazie a Giorgio, perché non ero particolarmente appassionata. Non lo sono neanche oggi, a meno che non ci sia una regia, delle sue. Poi però mi ricordo, vidi la prima volta alla Scala l'opera delle Tre Melarance, con addirittura il tenore che doveva entrare sulle mani, con le cantanti che venivano giù dallo scivolo, paf, e atterravano, no, su questi costumi imbottiti. E allora dissi, ma anche l'opera è un gioco meraviglioso, poi Mozart che è il re del gioco, sia sulla musica e qui e anche sull'opera. Questo Così fan tutte, per esempio, c'è come si chiama il ruolo, oddio, adesso non mi viene in mente, va bene, è quello che fa tutto il combino, la truffa, sì, e che... Per far capire che è un truffaiolo, quando viene via dalla casa dove era servito questo tè con cucchiaini d'argento e cose, si vede che lui ne piglia uno di nascosto, tasta se è argento vero, se lo mette in tasca e va via, c'ha la barba un po' stazzonata, è un gesto da niente, ma subito ti fa capire all'inizio che è un cialtrone, che è un truffatore. E la poesia di questi fondali, di questa barca che c'è, eccola qua, è di qua, ah, questo è il Don Giovanni, perdon, eccolo qua, il Così fan tutte, dopo il Così fan tutte, eccolo qua, guardate che cos'è questo mare dietro, questo finto oriente, questa luna, guardate che cosa meravigliosa, che meraviglia, e questo debuttò dopo la sua morte. Io ho fatto l'ultimo spettacolo di prosa che Giorgio ha fatto, che era l'Isola degli Schiavi, ero protagonista nell'Isola degli Schiavi, e che è l'ultima cosa che è andata in scena di Giorgio, e invece quest'opera, il Così fan tutte, che è andata in scena all'attuale Teatro Strehler, lui non ha mai visto il debutto. E poi ho visto, appunto, per i 20 anni dalla morte sono iniziate le commemorazioni con la ripresa alla Scala del suo Ratto del Serraglio. Non ho mai riso tanto in un teatro d'opera, è una delizia. E tutte le cose, anche questi costumi geniali, e poi anche tutti gli atteggiamenti, delle ragazze, che vengono proprio dai giochi della commedia dell'arte, come lui sa, come dire, compenetrare le cose, come si vede che tutto il suo mondo, una cosa entra nell'altra, aiuta l'altra, no? E qui guardate se non sembrano le cose del Campiello. Era meraviglioso, non lo vidi allora, l'ho rivisto questa primavera, ed è stato bellissimo.
prendeva tutto vita, era vita, il suo teatro era vita, vita. E non si accontentava mai della banalità o di farlo funzionare tecnicamente. Si metteva in gioco e ci insegnava a metterci in gioco. Infatti io adesso ho 61 anni, tra pochi giorni, il 1º gennaio, e preferisco certe volte accettare i lavori dei ragazzi giovanissimi o ragazze giovanili, di registi giovanissimi, che hanno sicuramente un linguaggio diverso dal mio, perché appartengono a una casella del futuro dove a me non è dato di entrare, come direbbe Gibran. Ma perché questo mi costringe a uscire dalla tecnica, dal mestiere che inevitabilmente dopo 46 anni di lavoro, io ho cominciato a 14, quindi dopo 46 anni di lavoro uno la tecnica ce l'ha, il mestiere ce l'ha, e altri linguaggi mi costringono a uscire dal mestiere e a rimettermi totalmente in gioco. Dove faccio più fatica proprio venendo da questo mondo qui è lavorare con i mestieranti. Non capisco perché ci si debba aggrappare alle certezze. Questo mestiere è bello perché si rischia, e voglio chiudere con una frase che diceva sempre Giorgia agli allievi, cioè si può stare contro un muro perché si ha paura di andare avanti, dice no, se vado avanti scivolo, mi può cascare un mattone in testa. Dice, ma la cosa peggiore che possiate fare nella vita è rimanere appiccicati a una merda di muro. Vivete, datevi, soffrirete, ma avrete vissuto.